brillare di autorevolezza, brillare di quella bellezza interiore. Ed è con questo spirito, nella festa, facendo gli auguri a tutti quelli che portano il nome di Gioacchino ed Anna, ti ascoltiamo. Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò intorno a lui tanta folla che egli salì su una barca e si mise a sedere, mentre tutta la folla stava sulla spiaggia. Egli parlò loro di molte cose con parabole e disse: Ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada. Vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra. Germogliò subito, perché il terreno non era profondo. Ma quando spuntò il sole, fu bruciata e non avendo radici, seccò. Un'altra parte cadde sui rovi e i rovi crebbero e la soffocarono. Un'altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto, il 100, il 60, il 30 per uno. Chi ha orecchi, ascolti. Brava gente, è un Vangelo che in questo periodo già abbiamo sentito più volte, quindi sorge spontanea una domanda. Ma sempre lo stesso Vangelo? Io penso che in questi casi il Signore ci voglia dire: lo faccio perché tu possa davvero farlo tuo, questo Vangelo. E allora che cosa ci chiede? Ci chiede davvero di farlo nostro, di ruminarlo dentro, no? Di masticarlo e far sì che diventi davvero un po' proteina, forza, come una medicina che prendiamo e rafforza la vita. E quindi questo Vangelo vuole rafforzare la nostra vita. C'è un compito molto importante che hanno i genitori nei nostri confronti. Dopo la fecondazione, quando nasce la vita, dall'amore di due persone, poi c'è il momento della gestazione per portare avanti. E poi arriva il momento dell'educazione, cioè dopo che i nostri genitori ci hanno dato la vita, hanno un compito importantissimo, quello di educarci, cioè di tirar fuori, di far emergere la parte più bella di noi. E credo che Gesù, dicendo ai discepoli, il seme cade sulla terra, cade sulla roccia, cade, desidera che la vita della persona diventi terreno fertile, cioè che la nostra vita diventi questa capacità bellissima che ha di portare frutti. E poi cosa accade? Che i genitori si accorgono che i figli sono diversi, non sono uguali. Io se faccio un esempio, se prendo il mio carattere con il carattere di mio fratello o dell'altro fratello, siamo davvero tutti e tre molto diversi. Fisicamente siamo tre francobolli uguali, identici, però poi abbiamo davvero un carattere diverso. Io sono diverso, cioè mio fratello lo è ancora, l'altro ancora di più. E qua viene in mente questa bellissima finale del Vangelo di Gesù, che dice che questo seme di Dio cadde sul terreno buono, portò frutto in alcune persone, vi ripeto proprio le parole per comprenderle insieme, portò frutto il 100, il 60 e il 30. E beh, Gesù qua sta dicendo, vedete che ogni persona è diversa dall'altra. Cioè, il 30 non significa che in uno ha fatto meno, qua Gesù dice ha portato frutto sul terreno fertile, ha portato frutto. Però poi dice, ad uno dice il 30, ad uno dice il 60, ad uno il 100. Non è che il 100 è migliore del 30 e il 30 è peggiore del 60. No. Sono tutte e tre che hanno portato frutto, però sono diversi questi frutti. Ebbene, allora siamo diversi, c'è una diversità e questo è bellissimo, è la caratteristica che ognuno di noi ha, si porta dentro.
E non significa essere meno dell'altro, no, significa che c'è una dignità, che ognuno ha espresso quella dignità in un determinato modo. E questo è semplicemente straordinario. Allora, credo che come fratelli, come cristiani, siamo davvero tutti fratelli e sorelle, siamo chiamati ad accettarci diversamente l'un dall'altro, Non siamo delle fotocopie. E questo, solo Dio lo poteva fare. Se noi pensiamo che la nostra impronta, se noi in una famiglia ci mettiamo di impronte, sono tutte diverse l'un dall'altro. Se poi le misuriamo con il mondo intero, non c'è un'impronta uguale ad un'altra impronta. Quante persone siamo nel mondo? 7 miliardi, mi pare. Siamo quasi arrivati a 7 miliardi. Giusto, siamo arrivati a quasi a 7 miliardi? No, quanti siamo arrivati? Lo sto dicendo qua dei giovani che mi ascoltano stasera. So, quanti siamo arrivati? Più o meno 6 miliardi, no, quasi 7 mi pare. E non ce n'è uno uguale, non ce n'è uno uguale. E questo ci dice davvero che ognuno di noi è unico, ognuno di noi è straordinario, ognuno di noi davvero amato come se fosse il figlio unico da Dio. E anche in una famiglia, cinque fratelli, non è che uno ama più quell'altro, no, sono amati tutti ad un'intensità diversa, ma intensa. Bene, brava gente. E allora credo che stasera insieme noi vogliamo fare due cose. Uno, vogliamo dire grazie ai nostri genitori. San Gioacchino ed Anna Maria ci dice: oggi sto facendo festa con i miei genitori in paradiso e voi ringraziate i genitori per il dono della vita, per come ci hanno accudito. L'altro aspetto è questo seme che poi va in ognuno di noi a dire: ma io sto facendo emergere il frutto di questo incontro con te, Signore, nella mia vita? Ci lasciamo davvero con queste due domande. Va bene? Andiamo avanti? Forti? Forti, anzi, fortissimi. Bene, brava gente, sono tornato a Roma. Domani devo andare a Ginevra, ma vado e vengo per un incontro molto importante. Quindi vi chiedo di pregare per questo incontro. E poi, dopodomani, vi ragguaglierò su un altro incontro che ho avuto qui. Che avrò qui a Roma, altrettanto importante, pregate anche per questo, anzi per questo secondo pregate di più, ma ve lo ricordo anche poi domani sera, anzi domani, no, sì, perché l'aereo, stavo pensando, l'aereo ancora arriva, alle 8:40 sto qui tranquillamente, e poi vi do alcune novità su quell'incontro per i bambini che vi dicevo, no? Ci diremo un po' di cose. Bene, vado ai saluti allora, brava gente, forti, mi raccomando. Ci sono diversi auguri, io vorrei salutare tutti gli anziani che so che in modo particolare i più fragili stanno soffrendo questo caldo, vorrei pregare per le persone della Sicilia che stanno soffrendo a Palermo, un po' dalle notizie che apprendiamo dai mezzi di comunicazione, per la Lombardia. Insomma, per persone che stanno soffrendo a causa del cattivo tempo, del caldo eccessivo. E saluto tutte le persone di Palermo, di Catania e tante persone incontrate in questi giorni anche a Malta. E allora, Giovanni e il marito vorrebbero gli auguri per i loro 45 anni di matrimonio. Ogni bene e ogni benedizione. E avanti, avanti. Matteo e Cinzia, gli auguri invece per i 36 anni di matrimonio. Ogni bene anche a voi, e coraggio, e coraggio, siate benedizione per tutti. Poi la mamma Fiorella e la nonna Wanda vorrebbero gli auguri per gli 11 anni di Paolo. Paolo, 11 anni, un abbraccione forte, e avanti, che San Francesco ti sostenga. Poi Rosalba vorrebbe un saluto per la mamma Gertrude. Gertrude, un abbraccione forte, e avanti, avanti, a te Rosalba ogni bene. Rosetta vorrebbe gli auguri per Antonio, 69 anni. Antonio, vedi tua moglie come ti vuole bene, un abbraccione forte. Poi Lucia, mi ha chiesto, Lucia Barrice, da Catania, per la figlia Rossanna.
54 anni, Rosanna, ogni bene, eh? E coraggio, avanti. Poi saluto Domenico e Lidia da Bergamo, ogni bene. Guido Antonio che mi ha scritto, ogni bene anche a te. Joseph Greg da Marta, da Gozzo, 61 anni, ogni bene a te. E poi per l'onomastico di tuo figlio Giacomo. Quindi un augurio a tutti gli Giacomo, in modo particolare a tuo figlio Joseph, che il Signore lo benedica. Poi mi hanno chiesto se era la prima volta che andavo a Malta. Sì, era la prima volta che andavo a Malta, va bene? Poi saluto Gabriella e avanti, avanti. Ok? Forti, forti, forti. Se mi dimentico qualcosa, una preghiera per tutte le persone che soffrono, certo. Paolo Lucchini per una ragazza di 21 anni, certo, ogni bene, ogni bene. E avanti, brava gente. Mi raccomando, sono un po' stanchino, ma contento, ma contento. Non mi sembra di dimenticare qualcosa, Enzo Chiocciola, buongiorno, brava gente. Enzo Chiocciola, buongiorno, brava gente. Se qualche augurio è sfuggito o qualche lettera non ho risposto, non abbiate timore a riricordarmelo, eh? Va bene? E andiamo avanti. Mettete e condivido, ma vedo che lo state facendo. E coraggio. Forti, forti, forti.